Madò, ma è Africa qui? E qui la metro dov'è? Scusa, una domanda, ma la metro dov'è? Ma quando vedo? La linea non ci stava mai dove. No? Sì, ci manca solo che metto a spendere soldi per il taxi qua, no, no, bella. Facciamo stallè di Marian, parla piano. Dov'è là? Eccola. Sì, mi potrebbe interessare in effetti, eh. Guardi, io ho una settimana tra giugno e luglio e mi piacerebbe una Ok. capitale europea. Che cosa mi può consigliare? Guardi, io le suggerisco, nonostante le capitali europee sono tutte bellissime, se non c'è mai stata, Parigi, che è sempre una bellissima città, se, anche se la situazione magari politica attuale, le notizie che sentiamo al telegiornale sono queste, però è sempre una bellissima città. Sì, mi potrebbe interessare in effetti, da qui a Scusate, giugno. scusate se mi intrometto, ma Parigi, una manica di cafoni. Piena di cafoni. Dicevamo sì, quindi in effetti mi In potrebbe effetti, interessare. Ho preso anche il viaggio, mi sì. sa, allora. Mi scusi un attimo, eh. Prego. Sconosciuto. Sì? Pronto? Pronto, buongiorno. Parlo con Lady Marian, parla piano. Sì, sono io. Buongiorno, senta, io sono la nipote della signora Menego, non so se le han detto, sono venuta giù per il podere, per la storia del podere. Ah, sì. Senta, solo che qui non c'è niente per venire giù a Latina. Che era un autobus ma del 700, la metro non c'è. No, non c'è la metro. Sì, però mi scusi un Non è che lei attimo. può fare un salto cortesemente a prendermi? Scusi il disturbo, ma mia zia mi ha detto che in caso potevo chiamarla. Guardi, io sto lavorando un attimo, ho da fare. Mi dà 10 minuti, un quarto d'ora? Buon, grazie allora, l'aspetto qui, eh. Secondo barbone a destra. Grazie, grazie, grazie. Arrivederci. Mamma mia, razzista, guardi, mi scusi, devo andare perché devo andare alla stazione a prendere la nipote di un'amica di famiglia, guardi, della signora Menegol. Guardi, ripasso sicuramente in settimana, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Sì, poi che lavoro in corso, che niente, veramente, sembra sta sulla luna anche. Infatti me l'ho vestita adeguatamente. Adesso ci ho chiamato la figlia della signora Menegol, vediamo se viene a prendermi, dai. Poi ti faccio sapere in caso. Buon va là. Ciao, ciao. E lei è Lady Bersispolo? E lei? E lei? Lady Bersispolo? Lady Marianna Parlamia, Marian, Lady parla Maria. piano, piacere. Senza lei di altro. Piacere. Scusi, scusi più che altro il disturbo che l'ho dovuta No, 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 chiamare. no, è tutto a Ma qua la posto. situazione è drammatica, siete messi male a mezzi di trasporto. No, è tutto perfetto, è tutto Insomma, sono venuta giù perfetto. da Venezia e non ho trovato niente. No, vabbè, ma avete, lì a Venezia va di moda il ciondolo con lo Ciondolo, smalto? Che smalto. bello! E chinino, voglio No. far mica la fine di coppia io. Ascolti, senta, comunque mi spiace che l'ho disturbata, ho bisogno di un passaggio. Sì, Se me sì, lo sì. può dare bene, Guardi, io le altrimenti dico vedo di subito una chiamare. cosa, però io ho molta carne al fuoco in questo periodo, devo correre a fare un Un servizio. Quindi se servizio? vuole viene con me e poi andiamo. Va bene, ho Dobbiamo capito. andare, dobbiamo andare. Quindi vengo con lei? Con me, Poi dobbiamo mi porta andare. però giù al podere, perché io mi metto i contatti del Adesso dobbiamo andare, ne notaio. parliamo dopo. E poi sto anche ripensando, voglio tornare sul fatto della malaria, ma noi a Latina non abbiamo più la malaria, l'abbiamo sconfitta. Siamo nel XXI Non lo secolo. so, detto così, non si offenda No, anche. no, no, Ma però dove ho era giusto per chiarire parcheggiato? le cose. Venivo a Guardi, la piedi. macchina è lì, dobbiamo ancora andare un pochino. Ah, ma tu lavori al No. circo No, quindi? no, no, guarda, io faccio un Come no? sacco di cose, faccio la giornalista, però qui vengo a fare un servizio adesso. Servizi Dai, di poi ti cosa? spiego. Ma Dai, posso poi ti venire spiego, anch'io su. quindi? Devo far vedere Eh qualche sì, per adesso tesserino o stiamo insieme. No, qualcosa? no, non serve, Ah, non chiuda serve, l'ombrello tranquilla. però, Non chiuda l'ombrello perché. sono troppo appiccicato.
Che bella realtà questa del Politeama. Allora, di che cosa si tratta nello specifico, a parte le attività circensi? È un teatro tenda, un teatro, una tenda cultura, potremmo definirla così. Questo che avete visto sarà il corpo centrale del Politeama. Nell'area dove adesso ci sono le macchine, quindi adibita a parcheggio, ci saranno delle isole culturali, praticamente dei piccoli tendoni sotto i quali le varie associazioni potranno esprimere il loro modo di fare cultura, quindi tutto ciò che loro vorranno fare, dalla presentazione di libri alla realizzazione di microconcerti. E poi nell'area sotto il tendone principale del Politeama esibirsi. L'area è predisposta al teatro ma anche ad auditorium musicale, nonché a pista per gli artisti. Il Politeama sarà durante la mattina una struttura accademica per arti circensi e non solo, perché ci saranno corsi per tutti gli addetti ai lavori del mondo dello spettacolo e dell'arte di strada, e poi invece nel pomeriggio e nella sera sarà dedicato all'arte in genere. No, mi convince questa cosa. Come non ti convince? Siamo venute per niente. Questo odore. L'odore? Siamo al circo, avremmo fatto anche la popò, voglio dire. Dove? Secondo me li tengono incatenati alle gambe. Ma mi hai portato qui a fare cosa? Scusami tanto, perché... Sto lavorando. Lavorando? Qui lavorate? Non c'è lavoro qui. Come no? Giornalista, parole grosse anche. Ascolta, ma... Aspetta, adesso andiamo a cercare le gabbie. Le gabbie? Ma quali gabbie? Ma qui sono tutte incatenate. Ma no, ma ci sono i container, c'è... saranno le roulotte. Dove vuoi andare? Scusa, piuttosto, no? La malaria mi ha detto che non c'è, però la palude c'è ancora, perché qui ci stiamo zuppando. Qui è ovvio, no? Guarda che bello. Insomma, dai, un po' squallido, anche per terra tutta la palude. Non ha prosciugato bene il duce. Certo, noi siamo dagli alla buttina. Ho capito, ma è bagnato ancora per terra. Ma tu vieni da Venezia. Ascolta, non ho capito, dov'è che stiamo andando? Adesso stiamo andando a fare tutte le interviste. Dentro dobbiamo intervistare il signore. Dentro hai detto che c'è puzza di animale. Dobbiamo lavorare, dobbiamo capire. Ho capito, io mi metto lì in giro, dov'è che mi piasso? Ascolta, poi mi hai detto... Ti godi lo spettacolo. Mi hai detto che mi portavi però al podere... Godi lo spettacolo, andiamo dopo al podere. Mia zia però non mi aveva detto niente a me di sta roba. Devo lavorare. Signor Montico, allora abbiamo una struttura bellissima, il Politeama, però io non riesco a capire una cosa, mi guardo intorno, ma sento questo odore di animali, mi hanno detto che voi gli animali li maltrattate veramente qui. Ah bene, è una bella diceria, il motivo per maltrattare gli animali quale sarebbe? Per trarre un vantaggio e per far godere l'essere umano in questa società capitalistica che sfrutta gli inferiori. E lei per trattare un argomento da capitalista maltratterebbe il suo capitale? Aspetti che ci penso un attimo con attenzione, eh? Forse no. Non le fa pensare che il nostro lavoro ci permette invece di accudire in forma veramente fuori dal normale quelli che potrebbero essere la nostra fonte di guadagno? Proteggerla? Io penso che lei abbia ragione, però secondo me, non lo so, a me questa cosa del circo, ma ci spiega bene, ma questi animali ci stanno o no? Perché io mi guardo intorno, non li trovo, non li vedo. Forse è stata informata male. Questa non è una scuola di addestramento per animali, ma è una scuola di addestramento per quelli che sono attività amatoriali collegate al circo. Abbiamo anche il mondo degli animali, ma quello è relegato solo a professionisti veri, che per diventare persone che lavorano con gli animali devono fare svariati mesi di teoria, di pratica e di capire cosa significa accudire un animale, che è più oneroso e più grave che accudire un bambino. Allora io ci penso un attimo e forse devo rivedere un attimo le mie informazioni, non sono molto, mi hanno detto cose completamente diverse. Va bene, grazie comunque. La cattiva informazione è quella che impera, lo vediamo nel mondo della politica, lo vediamo nel mondo del capitalismo, lo vediamo nel mondo delle religioni. Dove troviamo la verità? La verità è quella che uno vuole cercare di scoprire, in questo caso un buon giornalista cerca di andare alle fonti per verificarne la veridicità. Carlos Montico, addestratore di tigri. Ci racconti la tua esperienza e come maltratti questi animali? Ciao, buongiorno. Noi siamo non domatore, siamo addestratore e non li maltrattiamo gli animali, capito? Noi come maltrattiamo? Per noi sono nostri figli.
Allora noi facciamo addestrare e non maltrattare, ok? No, ma io non ci credo, voglio capire. Quando tu vedi una tigre, ma la accarezzi oppure hai paura che ti morda? Come funziona questa cosa che tu la vuoi, nonostante tutto, la vuoi domare questa povera tigre? No, la voglio addestrare e veramente la voglio accarezzare quando le vedo, capito? Non è che le ho paura, perché questo sono cresciuto con noi a casa. Questo è cresciuto con me, lo cresco io, sono mio figlio, allora sono la mia famiglia, capito? No, guarda, Bia, però, aspettami, ascoltami un attimo, dobbiamo parlare, ascoltami. No, io stavo lavorando qui, ma come ti viene in mente di passare con le bolle di sapone mentre io faccio un'intervista? Ma cosa vuoi sdrammatizzare? Io ci lavoro, devo capire qui, devo lavorare. Scusa, rilassati. No, 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 non mi toccare, per favore, io devo lavorare. Io non ti conosco bene, però, tanto cosa hai da perdere se ti rilassi? Tanto lavoro non ne avete qui. Ma questo è il mio lavoro, ma come non ne abbiamo? No. Ascolta, fammi piacere. Dai, su. Anzi, io ti ho portato anche un presente, te lo do lo stesso. Ah, sì. Guarda che bello, è anche in tema. Oh, che bello. Sei già rasserenata, sì, che è bello. Proprio dalla Serenissima, no? La maschera, è la bellissimo. Che penso si presti così adesso, finito di lavorare qui con questi scherzetti. No, no, non lo so, dobbiamo ancora, devo capire, devo sentire la mia redazione. Ho no, capito. Speriamo di no, la tigre vabbè, no. Vabbè, è meravigliosa, ci grazie. Ci guardiamo lo spettacolo, io sì, anche andiamo. Do una sistemata, mi metto andiamo. Qualcosa anch'io, dai. Andiamo, dai. Dai, dai. Sì, ragazzi, sì. Allora, io questo servizio purtroppo non ve lo posso consegnare, no. E no, le informazioni che mi avete dato erano completamente sbagliate, non mi presto a mettere in giro fake news. No, nella maniera più assoluta, qui gli animali non vengono maltrattati, anzi vengono trattati benissimo, non ci sono. E anzi, il signor Montico è presidente di un sindacato internazionale e da anni porta avanti queste tematiche. Quindi, assolutamente. Va bene, ne parliamo nella prossima riunione, ma non sono affatto d'accordo, eh. Arrivederci, arrivederci, buona serata, sì.